Sogni, bisogni, incubi e risvegli. Vincenzo Salemme, un testo che è scritto nel 95. Ciao, ben trovato. Bentrovati a voi. Sappiamo che hai un dialogo col tuo pene, giusto, in questo No, testo? sono proprio io che faccio la parte del Ah, pene e ecco. sono il pene di un impiegato delle manifatture di tabacco che si chiama Rocco Pellecchia, che il 14 di agosto si ritrova da solo in casa perché la famiglia è al mare in vacanza e gli appare questo strano tipo, che poi sono io, e gli dice appunto di essere quello che abbiamo detto e rivendica una propria voglia di libertà, di autonomia, perché soprattutto ritiene che il suo ex titolare, questo Rocco Pellecchia, non sia abbastanza vivace, non sia abbastanza allegro, no, è un uomo rassegnato e quindi lui vorrebbe risvegliare la sua voglia di desiderare una vita diversa. L'ispirazione, ma solo l'ispirazione, è del romanzo di Moravia, Io e lui. Però là non aveva un corpo, questo tronchetto Esatto. della felicità, se vogliamo chiamarlo così. Sì, lì era solo una voce, la voce del pene di questo artista che era in crisi di creatività e appunto faceva derivare questa crisi dal suo, appunto, dava la colpa alla sua sessualità. E, mentre nel mio caso è il pene che si stacca per incolpare il suo titolare, ma poi diventa proprio uomo perché so io. Poi c'è un colpo di scena Che non finale svegliamo. che rivela poi la realtà delle cose. Un testo del 95, cosa è cambiato? Quali sono le paure dell'uomo, del maschio oggi? Ma le paure sono più o meno le Quelle. stesse. Prima, quando l'ho scritto, si parlava di paure del maschio nei riguardi della donna. Invece io qui mi interessano più le paure dell'uomo nelle sue responsabilità, appunto, di uomo, in quanto padre, per esempio. Ritengo che oggi un padre sia confuso perché il mondo in questi ultimi 30 anni è cambiato come se ne fossero passati 500. Lo so che gli anziani dicono sempre così, io mi sono fatto anziano, ma non che prima fosse meglio, però è proprio cambiato, è proprio un altro mondo. È tutto, come dico poi nello spettacolo alla fine, dico, il nostro mondo era più semplice, nel senso che le cose avevano dei confini, esistevano le famiglie, i condomini, i paesi, le città, noi sapevamo leggere queste cose e volevamo uscire, le sentivamo strette, per cui volevamo uscire dalle famiglie, dai paesi. Invece adesso non c'è più questo. Per cui un uomo cosa dice ai suoi figli? Non sa cosa insegnargli. Perché i figli non hanno le passioni che avevamo noi quando eravamo giovani, cioè la voglia di fuggire, i ragazzi non ce l'hanno più. Da che cosa? Da che cosa devono fuggire? Dalla paura, solo quello. E invece hanno sempre più paura, giustamente, con quello che succede. In questo spettacolo comunque non ci sei solo tu e il tuo alter ego, ci No. sono anche altri personaggi che ruotano intorno a questi due. Chi troviamo in scena? Troviamo in scena l'ispettore di polizia. Allora, innanzitutto il Rocco Pellecchia, appunto il mio ex titolare, si chiama Andrea Di Maria. Poi questo Rocco Pellecchia, spaventato dal fatto che io me ne sono andato, chiama la polizia, come se potesse fare qualcosa la polizia. E la polizia arriva nei panni di Antonio Guerriero con un suo agente, l'agente Passalacqua. E nel frattempo ci sono due buffissime portiere perché sono interpretate da due uomini, poi nel finale si capisce perché sono due uomini, che sono Domenico Aria e Nicola Acunso. E siccome io sprono il mio ex titolare a desiderare, lui nei desideri che desidera, vorrebbe fare l'amore con la signora del piano di sopra, questa signora Maria, che è Rosa Miranda, una bellissima donna che noi vorremmo, e poi alla fine non succede niente. Non svelarlo. No, non lo devo dire, vabbè, ma talmente è una commedia buffa, quindi. Si ride tanto, quindi. Ma guarda, qui a Milano stanno proprio morendo dalle risate, ma lo dico davvero, non per fare pubblicità, proprio bellissimo, bellissimo. Hai trovato diversità di pubblico, visto che stai girando da un po' con questo spettacolo? Allora, il pubblico si pensa, ci sono tante leggende intorno al fatto che una città è abitata dai napoletani, un'altra dai milanesi, tutto un po' delle leggende. Diciamo, siamo abbastanza tutti italiani, ma io direi i cittadini del mondo sono abbastanza simili. Devo dire che in Sicilia sono più particolari, è un pubblico più raccolto. Poi dopo è molto affettuoso, perché il siciliano non si può generalizzare, però è un po' più orso, più spartano nell'elargire i sentimenti.
Poi il tema è particolare, quindi il maschio, no? Siciliano viene colpito sul vivo. No, non credo in questo senso, perché lo spettacolo non è contro i maschi. Certo. Lo spettacolo anzi sprona le persone ad essere più, non maschi nel senso etero, se suonano una stupidaggine, questa stupidaggine, no? Più uomini, ma anche le donne, più esseri umani. Vorrei che tutti fossero più, tornassimo ad essere degli esseri umani. Ecco. E quindi è questo il messaggio che vuoi lanciare? Per quello bisogna venire a vedere questo spettacolo? No, bisogna venire a vedere perché si ride. Perché si ride, esatto. Per passare 2 ore in allegria, per non ho la presunzione di cambiare le cose. No. Poi lo spettacolo, io provo a dire la mia, sono le mie paure, non è che posso, immagino, no. Però sai, ridendo si dice anche la verità. La verità in assoluto ovviamente non esiste, io provo ad essere sincero, ecco, la sincerità e la verità sono due cose molto diverse, io cerco di essere sincero, di dire quello che mi viene in mente, quello che penso, poi che quello sia la verità, e ovviamente la verità non esiste, quindi non, direi una sciocchezza. E allora andiamo a conoscerlo, questo tronchetto della felicità. Grazie Vincenzo. Vi aspetto. Ciao. Ah, anche il 31, ne faccio due il 31 dicembre, il 1 gennaio ne faccio uno di pomeriggio, credo alle 5. Ok, ci saremo. Grazie. Grazie a voi, ciao. Pronto? Gian Domenico. Salve. Salve Gian Mere, ma lei è un pazzo, signor Pellicchia. Sta parlando da solo, sua moglie non verrà mai a telefono. Sentite, come vi permettete? Sei un pazzo. Ma quale pazzo? Locco. Locco, questa voce viene dalla tua testa. Mamma mia, sento vicinissimo. E sto qua. Non mi vedi perché indosso la maschera. Con la maschera scomparecchio. Scomparecchio? Quando uno scomparecchia, quando non si vede più. Ah, scompare. Senza maschera apparecchia. Anche tipo un cameriere, insomma. Perché il cameriere apparecchia e scomparecchia? No, non scomparecchio, però apparecchio. Io sono lui. Proprio lui? Lui. No, ma figura. Ma mi dove piace. No, lui giù. Lui giù. Ehi, giù. Lui giù. Signor Luigione, ma io no, non lui giù, stava dentro i pantaloni. Siamo nati insieme. Dentro i pantaloni. Io sono il padre dei tuoi figli. Non ti sei nemmeno accorto che me ne sono andata, Rocco. Sono qui per dirti addio. Ma chi siete? Ma chi vi... Addio. Ehi. Allora siete la morte. In effetti tu sei morto, ma da molto tempo, almeno 20 anni. 20 anni? E almeno. E mo me lo dite, scusate. Perché? E mi fate pagare le bollette, la luce o un gas, almeno le risparmio. Ma tu pensi le bollette? Oddio. Tu sei morto dentro, Rocco, perciò ti ho lasciato. No, ma mi sto spaventando, veramente. Ah, sei spaventato? Venite fuori, forza, io non vi conosco. Ma possibile che non ti rendi conto che me ne sono andato, Rocco, sotto la pancia. Che ci sta? Sotto la pancia? Sotto la pancia? Il ve? Il ve? Il vene? Vene? Che vene? Chi vene? Tre. Ah, venne 3. Ah, è poco bene. Poi venne 4. Il ventre, ventre. Ah, ventre, tutto. E sotto il ventre. Sì. Che ci sta? Che ci sta? Anzi, nel tuo caso, che ci sta? Esattamente, esattamente. Esattamente. Ma che la casa c'è? Voi sareste il mio. Non ti permettere di usare quegli orrendi nomignoli che avete inventato voi maschi che siete volgari. Ma no. Maranna Fassi, che stavi per dire? Ma sì, cosa affettuoso. Che stavi per dire? Il pisellino. Ma pisellinacchi! Ma pisellinacchi! Non è un bello! Pistolino! Ma pistolinacchi! Vabbè, come vi devo chiamare? Forse ammesso che... Chiamami Tronchetto della Felicità! Come... Chi si... Come... Come siete entrato qua a casa? Ma che importanza ha? L'importante è come sono uscito, non come sono entrato. Uscito da dove? Da lì, me ne sono andato, controllo. Ma che mi devo controllare? Forse ma possibile che non te ne sei accorto, ma ti rendi conto di quanta poca considerazione avevi per me? A chi sei telefonato? Chiamato la polizia. La polizia, che cosa racconti alla polizia? Che c'è un uomo che si mette la maschera, scumbarecchia, papparecchia, sì? Mamma mia, siete un mago. Ma che mago? Tipo Udinì. Udinì, venuti più, Rock,
occhi, dici il suo problema. Va bene, guardami negli occhi, controlla, controlla. Ma che mi devo controllare? Faccio controlla, controlla. Non mi voglio controllare. Come devo controllare? Ma chi sei? Andare a fuori, la polizia. Ma quale pazza? Voi siete pazzi, venite a fare i giochi in casa. Vedi chi ti risponde. Ma chi mi pronto? Sono Gian Domenico. Nata voto Gian Domenico. Ma che volete, Gian Domenico? Non ho chiamato Stella di Mondragone. Ma ho chiamato la pensione Stella, forse. Ma non c'è. Stato tu. Siamo pazzi. Come lì, non sono pazzo. Non sono pazzo. Sei pazzo. Non sono pazzo. Pregherai. Pronto. Perché? Che succede? E da io ritorni da te, zanzan. Ma se poi, zanzan, mi vorrai, zanzan, piangerai, zanzan, piangerai. Zanzan. Mamma mia, sì, siete venuti subito. Che succede? Cioè, diciamo è successo una cosa. Ma chi è che mi stava facendo lo shampoo? Chi? Passa l'acqua. Chi è? Chi? Hey. Chi? Ma chi siete? Io sono l'agente. Agenda. 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 Per favore. Appena succede una tragedia, subito con l'agente. No, ma ci dove fate? Siamo bella famiglia. L'agente. Bellecchia. Come vi sentite? Volete una bella tazza di brodo? No, a me la cotta, a me la cotta è diuretica. No, non le vuol dire, sono... No, mammo. Clemente Mammona. Sino Mammona. Sino Mammona. No. Come vi permettete? È successa una tragedia. È successa proprio una tragedia. Ho capito, mi vedo agitata, ma non vi permettete. Che è successo? Non c'è di niente, è successo una... Sì, è successa una cosa proprio tremenda. Ma perché si muove quello che mi fa impressione? Che c'ha? Stai ferma, stai ferma. No, è successo una cosa... È successo il brivido. Trattieni sto brivido, capito? Sì, trattenelo perché... Che? Avete chiamato? No. Praticamente è successo. Io sono a casa, stavo facendo i conti, diciamo, di me. Praticamente è arrivato uno in casa. Signorina! Calma, Io non sono pazzo. No. Come vi permettete? Io non sono pazzo. Ma non ho detto niente. Non mi chiamate pazzo. Pazzo. Avete capito che se n'è andato? Se n'è andato! Lui se n'è andato! Ma lui chi? Non abbiamo capito. E come vuoi spiegamo? Come... L'inguilino del piano di sotto. L'inguilino del piano di sotto. Ma voi non ce l'avete l'inquilino del piano di sotto? Già se savo. Già se savo. Che figura. Mamma mia, chi sta... Lo diranno tutti, chi avrà parlato? Agenda parla. Agenda. Che? Fatemi i fatti vostri, ho detto. Io sto parlando come vi sentite? Mi sento leggero, svuotato. Bravo, le fetrame la cotta. Ma non me la smagnata sta me la cotta. Ma che vuole questa me la cotta? Non voglio me la cotta. Come me lo spiegare? Che devo fare? Pipì. Vado a fare pipì. Non fa pipì. No, io vado a fare pipì. E io che faccio? E tu non lo fai. No, posso fare pipì? No. Ma che bella idea. Domani, aspetta, ma vuoi la faccia? Aspetta, ma vuoi la faccia? Pipì. Ma senza domande, certo. Ma chi è? Sei pazzo. Non so pazzo. Ti vado a fare pipì. E vengo pure io. Tanto buono. Mamma mia, che idea.